Siamo qui a San Benedetto ospiti della famiglia Capocasa. Siamo qui per conoscere la loro figlia più piccola. Lei si chiama Rebecca, ha 22 anni, è una ragazza fantastica, sempre con il sorriso. Purtroppo, quando è nata, le è stata diagnosticata una malattia mitocondriale, una malattia rarissima, che però ha unito ancora di più la famiglia. Siamo qui perciò per dare un messaggio a tutti coloro che sono nella stessa situazione. Parleremo anche un po' dell'aspetto sanitario, perché dopo tanti studi, recentemente le è stato diagnosticato il gene recessivo, la causa della malattia, come unico caso finora scoperto nel mondo. Andiamo a conoscerla. Permesso. E lei è la ragazza di cui vi parlavamo. Rebecca. Eccoci qua con tutta la famiglia riunita, con la madre Tomassina. Quella ragazza che vedete lì è la nostra, si può dire, la protagonista? Rebecca, la sorella Sara e il papà Nazareno. Io comincio sempre dalla mamma. Tu ci avevi detto, Tomassina, l'altra volta che Rebecca è la gioia di casa. Dici un attimo due parole su Rebecca. Rebecca è un angelo, la gioia, la serenità, è tutto per noi. Soprattutto perché tanti magari possono ricevere un bel messaggio. Rebecca è serena, molto serena. Lei ci dà la forza di andare avanti e di superare tutte le problematiche che incontriamo giorno per giorno. Perché la nostra vita ci sono tanti problemi che dobbiamo affrontare. Però lei è una ragazza serena, difficilmente piange, se piange ci sono dei problemi in corso che dobbiamo subito intervenire, altrimenti ha un carattere molto sereno, gioiosa. Infatti la vediamo sempre. La vediamo sempre. Lei è sempre sorridente, ma con tutti, non con la famiglia, anche con il rapporto con gli altri, con i compagni, con la scuola, con gli insegnanti, con tutte le persone che la circondano. Rebecca è come la vedete adesso, in questo momento, è così. Beh, è merito anche vostro, soprattutto. Tomassina, noi ci immaginiamo che per voi sicuramente lo spostarvi in giro per l'Italia è un po' una consuetudine, voi siete spostati in Italia e non solo. Però ti volevo chiedere, spesso uno viaggia in queste circostanze e la situazione non è sempre delle più facili, questo lo sappiamo. Però scommetto che voi avete vissuto anche momenti importanti, momenti che vi sono rimasti nel cuore, anche momenti di gioia, giusto? Sì. Allora, il primo approccio è stato Ancona, perché Rebecca è stata bene fino a 8-9 mesi di vita. Poi da lì hanno cominciato le prime indagini e la situazione era un po' delicata e ci avevano detto di fare una scelta tra l'Istituto Carlo Bessa e il Bambin Gesù. Noi abbiamo scelto in un primo istante l'Istituto Carlo Bessa, dove Rebecca ha fatto un prelievo al midollo da sveglio, ha fatto diverse biopsie. E i medici ci hanno subito detto dall'inizio che la situazione era una malattia mitocondriale, quindi una situazione delicata che non ce l'aspettavamo, anche perché era una malattia non conosciuta e quindi ci è caduto il mondo addosso. Però con l'aiuto dei professori, dei ricercatori, abbiamo cercato di affrontare al meglio questa situazione di questa malattia di nostra figlia. E le indagini hanno iniziato a Milano, poi nel 2007 abbiamo conosciuto il professor Bertini del Bambin Gesù e ci siamo uniti a un'associazione Mitocon, dove erano tutti i bambini mitocondriali. E con questo professore siamo riusciti a una diagnosi oggi certa, dove hanno trovato il problema genetico di Rebecca. Quindi abbiamo capito che per voi comunque il viaggio è qualcosa di non sicuramente facile, ma ci saranno stati dei momenti
prima fuori dalle telecamere, me l'avevi accennato, dei momenti anche abbastanza simpatici, dei momenti formativi, dei momenti che vi sono rimasti più nel cuore. Magari ci puoi raccontare qualche aneddoto particolare? Sì, ho conosciuto altre mamme, ad esempio la cosa che mi ha colpito è che siamo stati ricoverati con Rebecca al Bosisio Parini a Lecco, un mese e mezzo, e ho conosciuto una mamma che il fine settimana, lei abitando vicino, andava a casa. Lei mi ha portato a casa sua, un weekend sono stata a casa sua, quindi sono andata nella sua abitazione, nella sua vita, insomma, nella sua quotidianità. Siamo stati lì con lei, ho trascorso il pomeriggio insieme al suo bimbo, con Rebecca. E poi dopo il giorno dopo sono tornata in ospedale, quindi ho trascorso anche momenti piacevoli, ecco, ho conosciuto altre persone con altre situazioni diverse dalle mie, però problematiche simili. Nazareno, con te voglio entrare più nell'ambito scientifico, diciamo. Quindi, prima abbiamo detto che Rebecca ha una malattia mitocondriale. In realtà non è proprio diagnosticato come malattia mitocondriale, ma gli effetti fino a poco tempo fa erano gli stessi. Magari ci puoi dare qualche delucidazione così capiamo bene di che malattia parliamo? Allora, riguardo alla malattia, di Rebecca, diciamo che dopo le prime indagini effettuate al Salese di Ancona eravamo indirizzati, perché là il primo approccio è stato quello di avere dai risultati, dopo aver fatto microscopie elettroniche, dopo aver fatto biopsie cutanee, eccetera, per escludere diverse patologie tipo Prader-Willi, X fragile. Aveva un lattato molto alto, quindi segno di un affaticamento muscolare, di una produzione di acido lattico. E c'erano anche delle note dal punto di vista neurologico che non davano questo indirizzo verso una malattia mitocondriale. Ci siamo dovuti spostare quindi per forza di cose, perché non c'era un laboratorio genetico qui nelle Marche, o a Milano oppure al Bambino Gesù di Roma. Abbiamo scelto Milano, consigliato dalla nostra pediatra, perché ci sembrava, diciamo, un punto dove l'Istituto Besta era il centro in Italia dal punto di vista neurologico. Diciamo che Ancona, il Salese, aveva, diciamo, approcciato bene la situazione, solamente che le indagini poi che sono state svolte sulla biopsia muscolare hanno rivelato questo difetto del funzionamento dei mitocondri. Si pensava all'inizio fosse una malattia dovuta a una deplezione, una mutazione del DNA mitocondriale, che invece è stato escluso perché non aveva questo tipo di problema Rebecca, né tanto la mamma né nessuno di noi. In genere il DNA mitocondriale viene matrilineare e quindi si è subito escluso questa sua. Però le manifestazioni della patologia erano proprio queste, quindi un difetto del funzionamento. Non produceva abbastanza ATP, quindi per far funzionare bene tutti gli organi, le cellule degli organi, in particolar modo il cervello e i muscoli, che sono quelli che ne consumano di più. Da qui, diciamo, dopo questo primo inquadramento siamo tornati a casa, facevamo delle visite annuali, però non c'era una valutazione che poteva essere fatta per il futuro, in quanto dovevamo, la nostra dottoressa Uzele, che ci ha tenuto in cura, la neuropsichiatra infantile di Milano, ci diceva che bisogna valutare anno per anno. Non avevamo altre esperienze di altri bambini con questo tipo di patologia. Quindi abbiamo capito che non era così facile arrivare a una diagnosi. Però prima, quando abbiamo presentato questa intervista, abbiamo detto che il gene recessivo che è causa di questa malattia, correggimi se sbaglio, è il primo caso finora diagnosticato nel mondo. Che cosa significa questo? Dunque, dopo questo primo periodo, conoscendo sempre tramite la nostra pediatra, il professor Bertini di Roma, abbiamo deciso di spostarci. Sai, all'inizio non si è mai, nonostante il centro di Milano sia l'eccellenza in Italia, si cerca sempre magari di trovare qualcosa per poter capirci di più e per poter magari trovare delle soluzioni e delle cure.
Quindi ci siamo spostati al Bambino Gesù di Roma, che collaborando con il Besta di Milano ha riutilizzato la stessa biopsia, quello che era avanzato del muscolo, per poter effettuare altre indagini. Il professor Bertini, non essendo proprio convinto di questa cosa, ha voluto fare delle indagini ulteriori per altre sindromi, tipo quella di Angelman e di Rett, anche queste escluse. E quindi diciamo, si è rivolto un po' tramite i suoi laboratori di genetica a studiare il DNA nucleare per capire se ci fosse un nuovo gene che fosse responsabile di questo tipo di malattia, di mitocondri. E questa è notizia di qualche mese fa, nonostante gli studi siano iniziati 5-6 anni fa, diciamo che hanno trovato e validato questa nuova scoperta di questo gene facendo un esperimento su un pesce, il zebrafish, e su un verme. E praticamente qui, modificando geneticamente, adesso tecnicamente non saprei cosa hanno fatto, hanno riscontrato che modificando questo gene si otteneva questo tipo di patologia, quindi l'alterazione del funzionamento dei mitocondri. E quindi a gennaio ci siamo rivolti, ci hanno chiamato da Roma, il professor Bertini ci ha comunicato, diciamo, la chiusura di queste indagini con la scoperta di questo nuovo gene che dà questo tipo di problematica. E da qui si è scoperto anche che c'è un portale dove tutti i genetisti del mondo inseriscono le nuove scoperte di patologie riferite a delle mutazioni genetiche, dove attualmente Rebecca risultava il primo caso, oltre che in Italia anche nel mondo, in quanto non c'erano altri casi in tutto il mondo di questo gene mutato. Noi, diciamo, purtroppo diventa un caso di una malattia rara e unica in questo momento. Gianmarco va via, per favore, me lo saluti? Come si fa con la mano? Alza sta mano e fagli ciao. Quando si va via, se no, apri e chiudi. Ciao! Oh, questo volevo. Ciao! Bravo. Beh, possiamo dire che sei la numero uno nel mondo in tutti i sensi. Lo so che ti abbiamo disturbato. Non importa. È un po' timida. Io volevo concludere un attimo una cosa con te, Tomassina, per quanto riguarda la sanità. Noi spesso sentiamo nei giornali, nei telegiornali, sentiamo parlare di mala sanità, sentiamo parlare di situazioni spiacevoli. Io so però che tu ci tieni invece a ringraziare dei medici e professionisti che vi hanno aiutato, perché ricordiamoci che le eccellenze da noi ci sono, e magari se vuoi ringraziare qualcuno, se ci tieni. Sì, innanzitutto l'Istituto Carlo Besta, il professor Zeviani, la dottoressa Usiel, anche perché il professor Zeviani ha portato a Cambridge i risultati di Rebecca, la biopsia e le indagini genetiche. Poi il professor Bertini del Bambin Gesù, che non ha mollato, anzi è arrivato alla conclusione di Rebecca. Io vorrei ringraziare tutte le persone che ci aiutano, che collaborano, tutti i pediatri, attualmente la dottoressa di famiglia, anche l'altro giorno, Rebecca l'altro giorno ha fatto un'ecografia qui in ospedale, massima collaborazione, sta facendo adesso fisioterapia, tutte le persone che ci aiutano per far vivere in maniera più serena e dignitosa Rebecca. Beh, questa è una bella cosa, penso che anche questo vi abbia contribuito a darvi forza. Sì. Tanto, la collaborazione, io chiedo soltanto tanta collaborazione per far vivere nostra figlia nelle condizioni più ottimali. Oltre a quello che ha detto mia moglie, volevo ringraziare anche tutto l'iter scolastico che Rebecca ha frequentato, dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole elementari, le medie e per ultimo l'istituto alberghiero. Perché questo? Perché abbiamo trovato sia una collaborazione da parte di tutti quanti, il corpo docente, i professori, insegnanti di sostegno e tutti quelli che hanno conosciuto Rebecca in questo periodo scolastico. Sono state persone che, al di là di quello che dovevano affrontare per la legge, per le ore di sostegno, eccetera, ci hanno messo
la loro sensibilità e soprattutto il loro buonsenso per superare qualsiasi difficoltà. E di questo veramente dobbiamo dire che è stata la cosa più bella che in questo iter scolastico che Rebecca ha frequentato, peccato che sia finito perché ormai ha finito il ciclo scolastico, però dobbiamo sottolineare, quindi tutte le persone che hanno collaborato, diciamo, dove Rebecca ha frequentato la scuola, vanno ringraziate e sottolineato la loro professionalità, ma soprattutto, ripeto, il loro buon senso e la loro sensibilità. Grazie a loro. Io vorrei fare un ringraziamento speciale a Sara, che è difficile che la ringrazio. Lei è la nostra forza. Rebecca, quando Sara non c'è, Rebecca è disperata, si dispera. Quindi grazie di cuore a mia figlia Sara per tutto ciò che fa per me e per Rebecca. Grazie. Nazareno, e in un momento così di gioia, perché vi vedo comunque tutti sorridenti, non solo Rebecca, sembra forse fuori luogo fare polemica. In realtà non la vogliamo fare la polemica, però voi avete parlato di viaggi per gli ospedali, anche al Torrette, soprattutto al Torrette di Ancona, e ultimamente in maniera accentuata, di ospedale unico, ospedale di primo livello. E io vi chiedo solo questo: secondo te sarebbe più conveniente, più comodo avere un presidio qui nella nostra zona che sia di primo livello, con tutte le attrezzature necessarie anche per Rebecca, situazioni simili alla sua, o conviene ogni volta, anche per la più semplice visita, andare al Torrette? Ci tengo a specificarlo perché noi come Riviera Oggi abbiamo trattato spesso questo argomento e abbiamo visto una cosa spiacevole, cioè che l'ospedale è diventata una questione politica e non più dei cittadini. Allora, volevo dire questo: non sono dentro a questa situazione, ma sento parlare ormai da più di 10 anni di questo ospedale unico. Qui bisogna sollecitare la politica, in particolar modo tutti i sindaci del territorio e la regione, che è quella che poi dovrà decidere per questo ospedale unico, che sicuramente in questo territorio, che è la parte sud delle Marche e l'inizio, siamo al confine con gli Abruzzi, c'è un grosso bisogno di questo ospedale unico, perché ulteriori specializzazioni più specifiche e soprattutto comporterebbero far avvenire qui degli specialisti che potrebbero essere utili, al di là di Rebecca, a tantissime altre persone. Quindi la politica dovrebbe decidere, e anche abbastanza in fretta, perché 10 anni sono passati solo per parlare di ospedale unico. Forse ne passeranno altri 10 per decidere se è meglio in questo sito o in un altro. Qui non è un problema di 20 km, di 10 km, non ha nessuna rilevanza per chi ha bisogno di utilizzare questo ospedale, di usufruire di quello che questo ospedale potrebbe portare come specializzazioni, come medici che potrebbero essere attratti. E quindi dare al territorio e ai pazienti che hanno necessità in questo territorio sicuramente un grosso vantaggio dal punto di vista logistico. Spostarsi oggi non è mai facile, costoso, dispersivo per tanti aspetti, soprattutto per la famiglia e per le famiglie e per tutti quelli che hanno bisogno. È importante che possano contare su un presidio che qui dia loro la possibilità di fare determinate visite o specialistiche o determinate indagini che sicuramente l'ospedale unico qui darebbe la possibilità a loro. Adesso parliamo con la sorella maggiore, Sara, di cose un po' più della vita quotidiana. Innanzitutto spiegaci qual è il vostro rapporto e poi magari raccontaci quello che fate nel tempo libero, dove andate. Abbiamo anche il cane qui fuori che dopo vedremo. E dici qualcosa di quello che fate praticamente tutti i giorni.
Allora, io e Rebecca conduciamo una vita molto semplice. A lei piace molto uscire con la macchina, infatti ogni volta devo prendere la macchina, ma andiamo fino a Cupra, Grotta a Mare. A lei piace uscire. È una bambina che piace, a cui piace uscire, penso come a tutti i ragazzi della sua età, no? Lei comunque ha 22 anni, quindi io cerco di farle vivere, per quel che posso, una vita come i ragazzi della sua età. Per quel che posso, appunto. A lei piace uscire, piace stare in compagnia, piace andare al mare. Noi d'estate la portiamo al mare, io con la mia famiglia andiamo a fare delle passeggiate qui nella nostra zona, usciamo con la macchina e le voglio far. Mi piace che mia sorella viva una vita normale, senza pregiudizi, senza problemi. Cioè, per me mia sorella non è un fastidio, non è una vergogna. Ci ho messo tanto a metabolizzare la cosa, perché è difficile per me, soprattutto per la mia famiglia, ma voglio rendere questa situazione, come a tante altre famiglie, come tante altre sorelle o fratelli che lo hanno, più naturale possibile. Sensibilizzare il fatto che avere una sorella con dei problemi, a prescindere da quali essi siano, sia normale. Solo questo. Guarda, il fatto che vi siete emozionati dice tutto. Io mi sento quasi a disagio a chiedervi altre cose, perché avete già spiegato tutto. Però l'ultima cosa che vi volevo chiedere è il rapporto con Pongo, giusto? Sì. Perché c'è un terzo figlio qui, giusto? Sì, Rebecca, noi abbiamo altri... No, in realtà abbiamo sì un altro fratello adottato, ma abbiamo altri due fratelli. Degli uccellini. Abbiamo sia il cane che altri due canarini che fanno uno sporco, cantano, sì, ok, bello, però la notte questi cantano. Noi, lei soprattutto, c'è da dire questa cosa, che Rebecca da bambina aveva molta paura degli animali, aveva paura anche di un pulcino. Rebecca era spaventata, piangeva, e posso dire che il cane, a prescindere, noi abbiamo un meticcio, no? Abbiamo un cane di razza, ha aiutato molto Rebecca nell'approccio. Cioè, Rebecca adesso non ha più paura del cane, anzi, ma di qualsiasi altro animale. Rebecca ama il suo cane, anche i suoi canarini, e Pongo è un cane molto sensibile, dato che ha capito problematico o meno. Comunque Pongo ha capito che Rebecca è speciale e automaticamente lui la tratta in un modo che non, diverso da come trattano noi altri. Ovviamente è il figlio di mia mamma, tratta mia mamma come la persona migliore di questo mondo, non a noi. Che dire, io spero che il messaggio di oggi possa andare più lontano possibile. Spero che Rebecca abbia gradito la nostra presenza qui. Spero che più persone possibili possano prendere esempio da voi. Quindi vi ringrazio per questa intervista. Grazie a voi. Grazie. Un saluto. Grazie.